Questa è il dato che dimostra che la questione meridionale non esisteva all'unità italiana e si può sbattere in faccia a chiunque. Sono professori universitari che hanno fatto questa ricerca, che è stata poi confermata dallo Spinez e dalla Banca d'Italia di risorse. Quindi sono dati ufficiali. Al momento dell'unità, come vedete, nord e sud avevano lo stesso punto di partenza. Che è successo dopo, chiarissimo. Il nord sempre sopra, il sud sempre sopra. Quindi questa è una conseguenza dell'unità italiana. E viene. Non è che noi veniamo da una situazione di degrado precedente. No. È stata creata questa situazione e non dal governo Letta. Vedete, dall'inizio in poi il divario è sempre il capo, come si dice, è sempre più evidente. Quindi è una situazione che viene dall'esterno, non riguarda le nostre capacità, non riguarda la nostra responsabilità. Allora vi stavo dicendo una cosa per introdurre poi al fatto più interessante. Noi rappresentavamo con la nostra economia non capitalista un problema per la Grande Bretagna, anche perché si stava per aprire il canale di Suez, che avrebbe portato ancora più affari, ancora più ricchezza nel Mediterraneo, e Napoli era al centro del Mediterraneo. L'Inghilterra, allora, che voleva conquistare il mondo, decise una guerra mondiale contro Napoli. Non vi fate illudere dai Mille, da Garibaldi, i volontari, i romantici tricolori che venivano qua a portarci libertà. Sono tutte bugie che hanno inventato una guerra mondiale contro Napoli. Che sì, che guerra mondiale? Comandata dalla più grande nazione del mondo, l'Inghilterra, che manda la sua flotta e i suoi soldati ad aiutare Garibaldi. Garibaldi è soltanto lo strumento. Ed era un mercenario che si rendeva a miglior offerente, era stato in Sud America a soldo dei latifondisti contro la propria gente, cosa che nessuno sa, si pensa che Sud America sia stato il difensore dei deboli, è stato il difensore dei potenti in Sud America, come lo conoscono bene. Garibaldi fu mandato qui apparentemente con dei volontari, ma questi mille che sbarcarono a Marsala subito dopo erano migliaia e migliaia, non certo perché i meridionali andarono con Garibaldi. Lo stesso Garibaldi c'è una lettera in cui smentisce, dice: mi ero illuso che qualcuno volesse venire con me, questo non mi vuole nessuno qua, mi prendono per nemico, per straniero. Qual è? Allora chi erano queste migliaia e migliaia che ormai è evidente stavano appresso Garibaldi? Erano addirittura soldati piemontesi incongenti, che avevano il duplice scopo di aiutarlo e di controllarlo. Pensate che quando arrivano a Napoli sono quasi 50.000 i garibaldini, non hanno nemmeno tutti la divisa rossa, non hanno nemmeno tutti il pudore di sembrare volontari. Io ho visto un acquerello dello Sparta di Marsala, ci sono alcune scialuppe piene di soldati piemontesi in divisa piemontese. Nemmeno la divisa rossa dei Garibaldini, ci hanno detto un sacco di luci. Allora questa guerra mondiale, ripeto, che aveva ungheresi, boeri, addirittura truppe coloniali indiane, io ho visto acquerelli dell'epoca con gli indiani che arrivano in Sicilia, perché l'India era una colonia dell'Inghilterra e mandavano, come ha fatto anche la seconda guerra mondiale, a morire in prima linea eventualmente le truppe coloniali. Quindi questa fu una guerra contro Napoli che fu preceduta da una cosa gravissima, fu preceduta, ma non di mesi, ma di anni e anni, di irretire alcuni alti ufficiali che stavano nell'esercito napoletano, facendoli aderire a una setta internazionale che, fatevi spiegare bene che cos'è, che ancora oggi è in grande spolvero: la massoneria. La massoneria aveva messo nel regno di Napoli, tramite un meccanismo che a lungo non è importante, forse non puoi sapere, alcuni alti ufficiali, ed era stato capace di farli mettere ai posti più importanti che c'erano. Pensate che Alessandro Nunziante sta nello Stato Maggiore Napoletano a Napoli e quindi colloca i suoi ufficiali, generali e colonnelli, nei posti chiave per far sì per ottenere che cosa? Che Garibaldi non combattesse con nessuno,
Garibaldi poteva vincere solo se non combatteva contro l'esercito borbonico, che poi è l'esercito dei nostri antenati. Professore, scusate se mi interrompo, ma c'è un ragazzo che mi ha chiesto cos'è la massoneria. Vogliamo spiegare anche un po', facendo la ragione del testo. In poche parole, la massoneria era una setta segreta, ma non troppo, che voleva imporre al mondo un nuovo ordine, soprattutto in campo economico, per proteggere soprattutto l'interesse dell'Inghilterra, perché allineava in Inghilterra allora. Allora era una piccola organizzazione, oggi è una grande organizzazione, che mette le mani un po' dappertutto, che travalica i confini nazionali. Poi sentite parlare di problemi italiani, sì, per esempio parlare con l'Europa, sì, ma l'Europa deve parlare anche con gli Stati Uniti. Oggi si è un po' trasferita dall'Inghilterra agli Stati Uniti, ma sono fratelli, no? Sono anglosassoni tutti e due. Ed è un'organizzazione purtroppo che viene poco conosciuta, ma che riesce a comandare molte cose. E sta in mezzo un po' a tutti i governi, a tutte le situazioni importanti che si verificano al mondo, ma soprattutto in campo economico. È quella che ha creato la crisi finanziaria di oggi e che ci ha detto che è un fatto inevitabile, che è venuto per ragioni fatalistiche, invece no, è una crisi che già avvenne all'inizio del Novecento, la famosa crisi del 29, già ne crearono una, poi vedono che era sbagliata e cercarono di cambiare, ma non voglio soffermarmi troppo sul fatto economico. Quindi questa organizzazione, che è abbastanza segreta delle persone, non sappiamo mai chi sono i veri capi, ma Rothschild apparteneva senz'altro ad essa, questo grande banchiere di cui ho parlato. Anche la famiglia Rockefeller, grandi industriali americani, appartenevano e appartengono ancora ad essa. E questa organizzazione vedeva questi in generale al posto giusto per non far combattere Garibaldi. Non far combattere Garibaldi. Infatti a Caldarini è una scaramuccia, che allora hanno trasformato in grande vittoria. A Palermo è una farsa ridicola. Palermo, il generale Lanza, che era uno di quelli della massoneria, praticamente chiude le truppe napoletane e siciliane nelle caserme quando arriva Garibaldi. Sono chiusi dentro e hanno l'ordine di non lasciare le caserme. Garibaldi si batte con poche decine di soldati a Porta Termini a Palermo e dentro in città senza avere resistenza. E quando finalmente i soldati stanno per uscire, proprio contravvenendo anche agli ordini, arriva l'ordine supremo di Lanza di fare un armistizio con Garibaldi, di fare un patteggiamento e di abbandonare la città senza combattere. Così sarà anche a Milazzo praticamente, e ancora evidentemente su tutto il continente Garibaldi non incontra nessuna difficoltà. Il re di Napoli era l'ultimo dei Borboni, si chiamava Francesco II di Borbone, che era un re giovane, aveva solo 23 anni, non era esperto e praticamente si fidava molto del diritto internazionale. Lui pensava che il suo diritto al trono di Napoli fosse salvaguardato da queste invasioni di stranieri che non avevano nemmeno il nome di uno Stato. Loro erano soltanto una cozzaglia di persone senza nome che aveva i pirati, barbari, predoni. I veri barbari poi arriveranno subito dopo. Quando il re Francesco abbandona Napoli perché non vuole combattere Garibaldi ancora una volta e si ritira a Caiti in attesa di quello che l'Europa deciderà, succede una cosa gravissima. Un regno riconosciuto, il regno di Piemonte, con Vittorio Emanuele II, senza dichiarazione di guerra, cioè proprio come i barbari facevano durante l'impero romano, invade lo Stato Pontificio, invade il regno di Napoli con i suoi soldati senza dichiarare guerra. E va ad assediare Francesco II a Creta, va a soppiantare Garibaldi, che era diventato dittatore di Napoli. Praticamente il re in poco tempo non può resistere, anche perché ha soltanto speranza nella diplomazia europea. E allora il re praticamente lascia pure Creta e a febbraio del 61 se ne va a Roma presso il Papa Pio IX, primo napoletano in esilio che avremo. A Napoli si fa un passo del vicino, c'è anche un'immagine qui, se qualcuno l'ha vista prima, queste immagini posso anche lasciarla sul computer, così lo potete studiare con calma. E un bel vicino passo, secondo me è più un passo, primo perché voto nemmeno il 10% della popolazione, lo chiamavano 15%,
l'epicidio significherebbe avere un voto esteso un po' a tutti. E poi è il voto palese, non bisognava dire volete essere ammessa all'Italia o no, no, bisognava votare apertamente per il sì all'Italia o per il no all'Italia, c'era un 1 per il sì e un 1 per il no. E allora chi votava no si rendeva tutte le conseguenze degli occupanti che stavano, che avevano aperto i seggi elettorali, quindi figuratevi se si poteva votare no. Poi nessuno controllò i dati che furono presi durante questa votazione, questa seguito votazione, che dissero che la maggioranza di quelli che avevano votato volevano essere annessi all'Italia. C'è un ammiraglio inglese, l'ammiraglio Mandi, che stava presso a presso a Garibaldi a vedere tutto quello che succedeva per aiutarlo, e questo avvocato ammiraglio Mandi dirà nelle sue memorie: non ho mai visto una truppa elettorale più grossa del plebiscito che hanno fatto il 21 ottobre 1860 a Napoli e a Palermo. Quindi grazie a questa falsa votazione Napoli si annesse al Piemonte e il Piemonte proclamò un mese dopo l'Unità Italiana, lo sapete, il 17 marzo 1861. Però il Piemonte, facendo questo, era sicuro di aver risolto il problema. Invece i nostri antenati, questa è una cosa molto bella e molto interessante, vistosi abbandonati dal re, se n'era andato a Roma, vistosi abbandonati dall'Europa che non voleva assolutamente riconsiderare la situazione, visto che già Garibaldi stava saccheggiando e rapinando tutto, come ho detto, i banchi di Napoli e Palermo, i nostri antenati capirono che stavano cadendo nella brutta fossa, stavano cadendo nella brutta situazione. E allora, senza organizzazione, senza mezzi, senza grandi speranze, presero le armi tutti quanti e insossero contro questi italo-piemontesi che erano venuti a conquistare. Come già avvenuto prima, sarebbe interessante andare a scoprire prima perché erano già avvenute cose di questo genere, quando i francesi di Giuseppe Bonaparte avevano invaso il nostro regno e i nostri antenati si erano già ribellati una volta contro l'invasore e i francesi li avevano chiamati briganti, mettendo loro un marchio negativo. Ma voi capite che siete abbastanza esperti della seconda guerra mondiale, sapete che nella seconda guerra mondiale gli oppositori al nazifascismo erano i partigiani, vi ricordate i partigiani? Chi erano i partigiani? Coloro che durante l'occupazione nazifascista presero le armi per liberare l'Italia e sono considerati degli eroi. Però immaginate per un attimo che avessero vinti i nazifascisti, chi sarebbero stati i partigiani? Dei banditi, dei delinquenti. Cioè chi vince dà il marchio di eroe o di bandito a chi perde. E allora ovviamente a noi ci chiamavano briganti, ma eravamo soltanto dei patrioti che difendevano questo regno e aveva tutte queste qualità e che la gente sapeva che le aveva. E allora questa guerra, detta del brigantaggio, durò per più di 10 anni e si era diffuso in tutto il territorio, come ho detto io, compresa la Sicilia, che spesso in Sicilia si pensava che non ci fosse stato il brigantaggio per altri motivi. Perché questo brigantaggio portò una insurrezione generale. Non furono i boschi del Lago Pesole oppure Aspromonte, ma tutto il territorio insorse contro i Piemontesi. Guardate che io sto controllando, questi sono dati che in archivio si trovano o non si trovano. Qualcuno ha detto ma bisogna essere chiari, bisogna trovare i dati inoppugnabili. E allora qualcuno ha risposto una cosa molto interessante, che andate a trovare i dati dello sterminio degli ebrei fatti negli archivi delle SS o dei nazisti, non esiste. Cioè chi fa delle brutture, delle atrocità, non le va a registrare, è chiaro, no? Eppure vediamo per buono quelle che hanno fatto i nazisti senza avere i dati, però avendoli indirettamente. E così bisogna parlare dei briganti. Si dice che furono ammazzati quasi 1 milione di briganti, ma in una maniera inaudita. Pensate che paesi interi furono bruciati con tutti gli abitanti dentro, come Ponte Landolfo, che è attualmente in provincia di Benevento, ma ci furono decine e decine di paesi trattati così. Qui ci furono, ripeto, loro parlano di pochi, di 100.000 uomini che vengono qui a soffocare il brigantaggio. Io sto facendo un discorso in diretto, ho controllato tutte le truppe scaglionate nel Mezzogiorno d'Italia, sono arrivate a oltre 300.000 soldati, più i mercenari.
Allora per avere 400.000 quasi soldati da queste parti significava che questi in 10 anni hanno ammazzato veramente quasi 1 milione di meridionali. Ma sarebbe finita così, sarebbe forse meno grave se dopo, come sapete, non fosse cominciata l'emigrazione. Hanno cacciato la metà dei nostri abitanti dalla loro zona, li hanno cacciati per la prima volta nella storia, disperati perché non potevano più vivere secondo le abitudini, quelle buone abitudini che i Borboni avevano lasciato in questa zona, e scapparono in tutto il mondo. Chi di voi non ha un parente che se n'è andato da qualche parte? E quindi è una situazione terribile, in cui il sud fu lasciato senza abitanti, un cubo di macerie, e fu soprattutto attuata una politica governativa, avete visto da questo grafico, contro il sud. Furono smantellate tutte le grandi industrie che stavano qua, furono messe dei dazi terribili sulla nostra produzione, si fece in modo che non potessimo più elevarci, non potessimo più salvarci, non potessimo più campare. Ci buttarono in una questione meridionale senza speranza che ancora oggi ci assale e ci dissangua. Volevo portare un esempio di questa incidenza migratoria negli Abruzzi. L'Abruzzo è una grande regione, non è una piccola come la Val d'Aosta, è una grande regione, con una popolazione di circa 1.400.000 abitanti, pensare solo a Napoli ne fa regione. Vi siete chiesto perché? Perché gli abruzzesi non fanno figli, diciamo così, terra-terra, non fa perché? Ecco, questo qua, chiedetelo queste cose, datevi una spiegazione, perché nella spiegazione che vi date ci sono cose molto molto gravi, al quale noi dobbiamo reagire. Nei due conti sono più abruzzesi all'estero che qui. Questo è un dato centrale di fatto. Nelle Americhe soprattutto. È una situazione. Portiamo qualche esempio. C'è stato l'amministratore delegato della Fiat che ha salvato la Fiat. Lo sapete che è abruzzese? Eh? E giovani, lo sapete che Marchione è abruzzese? Ecco, quanto lo sto dicendo io. Questo è un fatto che si prende. Cioè, da questa data noi non siamo a concludere niente di più. Come andiamo? Come riusciamo a fare cose buone? Quanti eccellono nel campo della medicina, della ricerca scientifica, dell'insegnamento, dell'industria? Però lontani da qua. Allora il discorso è questo. C'è qualche meccanismo che non ci fa fare quello che dobbiamo fare. Vi dico solo una cosa e poi chiudo perché vorrei che faceste delle domande più specifiche e noi risponderemo. Un'altra cosa che non c'era come l'emigrazione al tempo del regno delle Medici, vedete che cos'è? Una cosa che non si rompe, di cui ci accusano continuamente di essere responsabili. La criminalità organizzata non esisteva al tempo dei Borboni. Esisteva una criminalità comune come stava in tutte le parti del mondo. Qualche delinquentuccio così, ma niente di organizzato. Diciamo che la vera che stava a nord. Voi avete fatto i promessi sposi, no? I bravi di Rodrigo, cos'erano? È la mafia del 600, quello che sta facendo i bravi hanno il gioco normale. Guardate, questa non è la mia idea, perché questa è una strana che non c'era la mafia mia. Vi cito Rocco Pinici, che è un magistrato ucciso dalla mafia, studioso di criminologia. Lui ha dichiarato al Consiglio Superiore della Magistratura, non a me, ha dichiarato che al tempo dei Borboni non c'era nessun fenomeno che si potesse paragonare alla mafia in Sicilia, né c'era la parola mafia. Allora pure questo è inquietante. L'unità italiana ci ha portato a mafia, camorra, corruita e dragna. E qualcosa significa saltare. E come possiamo mai elevarci economicamente con tutti questi pesi addosso? Vedete il discorso? Allora dobbiamo prendere coscienza, altrimenti non andiamo mai più avanti. Noi siamo all'ultima spiaggia con la crisi e con il fatto che stanno avvelenando tutte le nostre terre. Guardate pure in Abruzzo che mi sono scaricato, perché l'economia che vuole fare profitto non guarda in faccia a nessuno. Noi abbiamo soltanto la possibilità di andarci a rinforzare le radici, andare a riscoprire e troveremo una strada nuova. A cominciare da voi giovani. Quindi vorrei che adesso qualcuno intervenisse. Voi siete il futuro, non solo degli Abruzzi, non solo degli Abruzzi, ma c'è il futuro dell'Italia.
quindi non pigliare questa decisione proprio, me ne vado a morte, sì, per essere chiamati per voi. Ora c'è chi vuole delle domande da fare? Allora io vorrei fare alcune così velocemente aggiungere alcune cose. Considerazioni. Allora, il 17 di marzo del 1861 viene fatta, non viene fatta l'Italia, ma l'ampliamento del Regno di Sardegna. Allora, guardate, dal punto di vista giuridico, nel 1861 viene fatto l'ampliamento del Regno di Sardegna. Non c'è nient'altro, tanto è vero che è l'unico caso in cui un re prende la corona cominciando con Vittorio Emanuele, come dicono quelli bravi due, con Vittorio Emanuele II che è il primo. Oltre al re che non vuole cambiare il numero ordinale, quindi vuol dire cosa grave, lo stesso di prima. Ma dica la cosa più grave, il Parlamento piemontese aveva a gennaio la settima legislatura del Parlamento piemontese, quando a marzo programma già Italia si chiama l'ottava legislatura, quindi è evidente che pure il Parlamento non era per niente italiano. Allora questi sono, allora voglio farvi notare una cosa, dal punto di vista del diritto internazionale, del diritto italiano, questi sono dati assolutamente rilevanti. Cioè, ribadisco, l'Italia nasce come ampliamento del Regno di Sardegna. Ora che cosa succede? Come è stato già detto, il plebiscito non è stato un plebiscito e diciamo, ribadisco anche una cosa per chi non lo sapesse, uno dei principali protagonisti di questa vicenda è il deputato di Vasto Silvio Spaventa. Allora Silvio Spaventa, aggiungo, le leggi sul brigantaggio sono del senatore aquilano Giuseppe Pica. Diciamo che l'Abruzzo ha avuto un largo peso nella, nella affermazione di una linea, perché questo va detto, di una linea unitaria che non era l'unica esistente in Italia. Cioè questo va ricordato perché vince la linea dei Savoia, ma esistevano altre posizioni che vanno ugualmente ricordate. Esisteva la posizione di Carlo Cattaneo, molto molto minoritaria, esisteva la stessa posizione di D'Azeglio che era legata più a Bismarck che a Vittorio Emanuele II, c'era la posizione neo-welfare e quindi come potete immaginare, non era quella vincente. Se noi andiamo a vedere ciò che accade proprio a Napoli con Garibaldi, o meglio poco prima, e con la prodittatura di Giorgio Pallavicino, noi abbiamo Giorgio Pallavicino che è un personaggio legato a Cattaneo e che sviluppa una politica totalmente diversa da quella che sarebbe stata poi applicata dai Savoia.
Questo è, lo dice anche un, diciamo, un sostenitore come Gennaro Desivo, nei i napoletani al cospetto delle nazioni civili. Allora, il punto, cosa voglio dire io? Guardate ragazzi, prima Unità d'Italia che è in effetti Regno di Sardegna. Poi molti problemi, anche proprio tra il 1860 e il 1800 e l'inizio del 61, la posizione degli abruzzesi nel processo di unificazione, ultimo ma non meno importante, anzi fondamentale, il massacro fatto dai bersaglieri, dai cosiddetti piemontesi nelle Sicilie. Addirittura c'è un filmato, c'è un film, questo è documentatissimo appunto di Pasquale Spitieri, e li chiamarono briganti, in cui c'è una scena allucinante in cui un piemontese, o meglio più che un piemontese, più che uno, un galantuomo, fa degli atti incredibili su di una, sulla sorella di Carmine Crocco. Bene, non parliamo dei massacri. Un punto è questo, ma dopo io che ho detto queste cose, come faccio a dire di essere repubblicano e italiano? Per una cosa molto semplice, per ciò che sta accadendo anche in Europa, perché io sono convinto che gli unitari, e con le posizioni certamente non maggioritarie, avevano un'idea di costruire uno Stato, perché qui abbiamo parlato di economie, ma in quanto a libertà e in quanto a borghesia ce ne ha tante di responsabilità il Regno delle Due Sicilie. Ora, non ultima quella di aver accettato interamente Napoleone con tutta l'organizzazione dello Stato. E il punto vero qual è? È che molti pensavano che l'Italia potesse risolvere l'Europa. È come adesso. C'è l'Italia, molti pensano che l'Europa, certamente non quella dei banchieri, possa risolvere il problema dell'Europa in questo periodo. Ci riusciremo, non ci riusciremo, non lo so. Certamente è fallita la linea dei Borbone, dei Savoia, che ha portato all'ultimo, all'atto più infame che potesse commettere un uomo, l'abbandono di uno Stato invaso e lasciato invadere dai nazisti. Parlo di Vittorio Emanuele III. E d'accordo, e parlo della Repubblica. Parlo della... Allora, il problema è la Repubblica. Fortunatamente il re è stato cacciato, io non so perché abbiano votato il Borbone. Allora, questo è vero, perché penso che abbiano votato il Regno, che abbiano votato Savoia, hanno grosse responsabilità. Fortunatamente c'è stata la Repubblica che ha spazzato via le monarchie. Ora, e da questo punto di vista io ritengo che un'Italia repubblicana
come quella dei padri costituenti, abbia il grande merito di aver fatto giustizia di un passato che ci ha rovinato in tutti i sensi. Stiamo forse male, molto male, ma speriamo di poter riuscire a risollevarci. Certo, con la classe politica, come abbiamo con molti dubbi, però questo è, e questo ci dobbiamo tenere. Vedete, questi sono esempi di, guardate, i femminicidi che ci sono stati durante durante il brigantaggio. Questa immagine veramente fatta apposta è una bambina siciliana di 8 anni, Angelina Romano, che a casa della madre così fu fucilata dai bersaglieri perché aiutando i briganti fucilavano anche i bambini. E con certa bionde a Monte Randolfo si è iniziata da tutti i bersaglieri poi allora, a quindi ripeto, vogliamo liberarci di tutta questa spazzatura. Allora è liberare Napoli dalla spazzatura. Mi pare che ci siano in questa classe, cioè in questa scuola, dei ragazzi che stanno lavorando intorno a questo progetto, quello no, sulla terra dei fuochi, credo. Devono ancora arrivare. Va bene. Allora, il problema è questo, liberiamoci della spazzatura. Anche della spazzatura. Sì, ma soprattutto di quella spazzatura. Allora, per cui noi siamo convinti che questa scuola abbia il buon gusto di fare parlare tutte le voci, anche quelle dissonanti. E questo forse con una platea di, o meglio, con una galleria di ragazzi attentissimi, penso che sia l'esempio più importante. Adesso siete liberi di fare, meno male, tutte le domande che volete, e si chiamano attivisti neoborbonici, giusto? O neoborbonici attivisti? Vabbè, che poi era... Perciò il dato andiamo a